Perfetto, io mi fermerei per un attimo, sì. Perché tu sai che in tutte le radio, le TV, insomma, incombe la pubblicità molto spesso, che no, devo andare in onda, si insinua, diciamo, in quella che è la trasmissione poi parlata, la trasmissione rituale, canonica, ed è giusto che sia così, e perciò in questo momento ci interrompiamo per un attimo, passiamo la linea alla regia, ai nostri Matteo e Giuseppe, per ascoltarci. Appunto, cosa consigliano i pubblicitari per gli acquisti, e poi ritorniamo naturalmente in studio subito dopo. Radio Roma, al centro delle tue emozioni. Ed eccoci dopo la pubblicità, ritorniamo ancora in studio naturalmente, e parlavamo appunto, ricordiamo, di questo film di Rosario Enrico, Ballerina, che tratta appunto della tratta delle ragazze dell'est, che spesso vengono sfruttate, ma ci sono tante realtà purtroppo che ruotano intorno al fenomeno, ragazze che vengono obbligate a portare naturalmente ai loro protettori, ai loro sfruttatori, delle cifre stabilite, altrimenti ci sono delle grandi gravi ritorsioni a livello fisico, morale, psicologico, e addirittura si parla di ragazze che spesso quando magari si ammalano per qualche giorno, addirittura se non riescono a lavorare tra virgolette per qualche giorno, spesso vengono addirittura soppresse. Queste sono situazioni veramente. Poi la cosa che più spaventa è il ricambio, se c'è una operazione repressiva e viene fatta una cosiddetta retata in gergo, e viene effettuata una retata praticamente la sera dopo. Le ragazze, anche se non vengono rilasciate, in qualche modo vengono accantonate, mettiamo così tra virgolette, nei centri di accoglienza, la sera dopo per strada ci sono già le ragazze, le sostituzioni, sembra quasi una squadra, le riserve, in qualche modo. È incredibile questo fenomeno, che però secondo me ci sono anche le istituzioni che spesso, anche se si rendono sensibili a parole molto spesso, però poi nei fatti non concretizzano quello che dicono a parole in alcuni casi. E quello lo dico per esperienza, perché poi magari più tardi ne parleremo. State ascoltando Radio Roma. Visto che tu citavi 9 milioni di persone, quindi l'universo maschile italiano che vanno con queste ragazze o travestite. No, 9 milioni quelli dei transessuali, parlavo. Sì, 9 milioni. Io direi che è la stessa cifra anche per la storia delle donne, diciamo, di questo fenomeno. E credo che il 95%, 99% sono tutte persone che ben sanno quando vanno da queste ragazze cosa vogliono e cosa devono prendere. Certo. E quindi io nel film rispecchio il 90% dei clienti, il 95% dei clienti, il 99% direi per cento, e l'1% è quello che forse dicevi tu prima. Poi c'è qualcuno che ci si innamora, qualcuno che non ha mai avuto una donna, qualcuno che ha altri problemi di vita, e poi passa dalla parte della ragazza, ma il 99%, credimi che il 99% quel personaggio nel nostro film rappresenta il cliente praticamente. Addirittura quello che oltre, vabbè, quello che addirittura cerca di prendere in giro ragazza. Noi abbiamo intervistato varie ragazze prima di effettuare il film, e ti potrei raccontare cose allucinanti. C'è gente che racconta le proprie frustrazioni con la moglie. Probabilmente abbiamo fatto cose veramente allucinanti. Due inchieste parallele, sicuramente. Insomma, sì, ecco. E credimi, il 99% la persona che va con queste ragazze va lì proprio per sfruttare quel momento sessuale, punto e basta. Difficilmente aiuta la ragazza. Credo che non se ne può fregare di meno, perché il suo intento è ben altro, come dimostriamo, certo, nel nostro film. E solo l'1%, diciamo una mosca bianca, come possiamo definire, qualche volta che leggiamo su qualche giornale qualcuno che si innamora di una di queste ragazze e poi cerca praticamente di aiutarla. Radio Roma. Radio Roma. Siete su Radio Roma.
Ed eccoci nuovamente in studio a parlare appunto di ballerina, di sfruttamento della prostituzione, di questo fenomeno molto molto attuale, ma soprattutto socialmente deleterio. E ballerina, ricordiamo appunto il film, il cortometraggio, film breve come ama appunto definirlo Rosario Enrico. È appunto questo film breve che appunto parla della storia di una ragazza dell'est che è stata attirata in Italia con la lusinga di un lavoro, di una vita migliore. E appunto ricordiamo, questa ragazza è interpretata appunto da Martina Stella nel film. Prima abbiamo ascoltato Alessandro Haber, che fa la parte emblematica, che infatti il messaggio, poi una parte molto emblematica, perché il messaggio di Rosario è quello di colpire il cliente, e Alessandro Haber appunto interpreta proprio un cliente, tra l'altro un cliente particolare che addirittura prende in giro anche questa cliente ragazza. Normale, non particolare. Un cliente normale, dice appunto Rosario, perché definisce i clienti dei mostri. No, dei mostri, gente che sa che va. Scusa, un cliente, tu se vai a un negozio di elettrodomestici e hai voglia di comprarti il televisore, vai lì e ti vai a comprare il televisore. Non è che se vai da una ragazza che fa il suo mestiere e fa prostituta, sai che, cioè, sai cosa vuole, ti muovi, ti metti in macchina per andare lì a prendere. A fare sesso, capito? Quindi non è anormale, ma è un comportamento normale di gente che va lì per ottenere una prestazione sessuale, punto.